Cari telespettatori, rieccoci insieme, ripartiamo con le nostre dirette del venerdì. Vi ringraziamo anche per la vostra partecipazione, le vostre chiamate, i messaggi che abbiamo ricevuto con le altre puntate durante il periodo delle festività natalizie. Vi ricordiamo che quando voi chiamate ci lasciate un numero, noi lo inoltriamo alla segreteria dello SPCGL, per cui dopo con i tempi dovuti venite naturalmente ricontattati. Quindi tranquilli, ma fatelo, se non chiamate direttamente le sedi di Venezia principale, chiamate pure noi, noi poi raccogliamo le vostre istanze e le giriamo alla segreteria. Allora, affrontiamo la questione delle pensioni, peraltro tanti di voi ci hanno proprio richiesto questo e lo facciamo con i nostri esperti. Questa volta rappresentano i territori e quindi soddisfiamo anche quelle istanze di coloro che hanno detto ma fate parlare anche i responsabili dei vari territori. Ed eccoli presenti, questa volta abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio SPCGL Venezia, responsabile del Dipartimento Previdenza, Pier Giorgio Carrer, ben ritornato qui buongiorno, con noi. Buongiorno a lei, un collegamento una volta, adesso sì, in carne e ossa, sono stato, perfetto. Sì, sì. E siamo collegati, quindi salutiamo con grande piacere, sperando di averla anche una volta qui presente in carne e ossa di nuovo, Giuliana Lancisi, SPCGL Verona, segretaria con delega alla Previdenza. Segretaria, ben arrivata. Grazie, buongiorno a tutti e buongiorno a tutte e ciao Giorgio. Ciao. Allora, a entrambi poi ci sarà la domanda relativa ai propri territori, perché mi sembra doveroso, visto che abbiamo avuto appunto queste richieste da parte dei telespettatori, e quindi farò anche un po' il punto della situazione della provincia, insomma. Però intanto io direi di incominciare con lei, segretario, visto che è qui in studio, sì. Ed è una cosa che riguarda un po' in generale la questione delle pensioni. Legge di stabilità, è successo, è cambiato qualcosa, si sono prese di posizione da parte del sindacato dei pensionati della CGIL non sempre d'accordo con quelle della parte invece della CISL, quindi c'è stata un po' una frattura, ma in buona sostanza cosa avete ravvisato in questa manovra, quindi che cosa interessa poi ai cittadini sostanzialmente? Allora, nella manovra è entrata la modifica dell'IRPEF e la valutazione che ci ha portato anche a delle manifestazioni, a uno sciopero generale come CGIL e UIL, era quella che le risorse messe a disposizione, circa 8 miliardi, con la legge di bilancio sono state distribuite a nostro avviso in modo non equo, nel senso che è stato dato molto, parecchio, ai redditi superiori ai 40-50 mila euro e molto molto meno per i redditi più bassi. Noi, la nostra richiesta, il segretario generale anche nei giorni scorsi ha detto per noi la questione non è conclusa, non si tratta con questo intervento, è un intervento limitato che non completa il ragionamento che noi facevamo su questa cosa. E quindi questa è l'IRPEF e adesso vedremo poi nell'applicazione, nel proseguo del confronto. Per quanto riguarda il confronto con il governo sulle pensioni, è ripreso. Perché mettiamo proprio un po' la prima slide, le pensioni nel 2022, rivalutazione, sì, novità sulle requisiti e condizioni, così ecco, il titolo già, eccolo qua. Questo è la rivalutazione delle pensioni quest'anno dal 1 gennaio, finalmente riprende e ritorna ad essere applicato il meccanismo di rivalutazione che è stato concordato nel 2007 con le organizzazioni sindacali del governo, allora governo Prodi, che poi con la legge del Fornero, con l'intervento sulle pensioni, di fatto è stato per 2 anni bloccato e poi successivamente molto ridotto. Si torna a questo meccanismo che è più positivo, infatti negli anni scorsi le rivalutazioni di pensioni sono state di pochissimi euro e in qualche caso c'era anche di nessun euro, esatto, di nessun euro, quindi le pensioni hanno perso potere d'acquisto. Ora riprende questo meccanismo che prevede fino a 4 volte il minimo. Che siamo, allora, quindi rivediamo con quella slide. Allora, sì, eccolo là. Tasso di rivalutazione in base al reddito, reddito. Intanto. Questo allora, il tasso di rivalutazione è il tasso di inflazione provvisorio che l'Istat certifica per il 2021. Noi sappiamo, e questo viene fatto a novembre,
Purtroppo il tasso di inflazione è ancora più alto, è l'1,9, sembra che sarà l'1,9, il prossimo anno poi recupereremo questa differenza. Intanto comunque le pensioni sono state valutate dell'1,7% fino a 4 volte il minimo, cioè fino a 2.060 euro, che sono lordi. Parliamo sempre di lordo naturalmente, sono state rivalutate al 100%, quindi tutte le pensioni fino a quella quota sono state rivalutate del 1,7%. Quindi hanno, e quindi cosa, quanto entrerà circa? Allora, per una facciamo pensione sempre minima, 2060. Sì, attorno ai 2,60 la pensione ha un incremento di circa 35 euro. Quindi giusto per rendersi conto, dopo andiamo a vederlo nel dettaglio. Sì. Tornando alla slide di prima, qui vediamo che invece il 90% della rivalutazione. Poi le pensioni invece da 2.000 euro a 2.500 euro, quindi 5 volte il minimo, c'è una rivalutazione pari al 90% del 7%, quindi dell'1,53. E poi le pensioni ancora più alte, oltre i 2.500 euro, hanno una rivalutazione per la quota eccedente di 1,2%, che è il 75% del tasso di inflazione. Quindi diciamo che fino a 2.000-2.500 euro circa c'è una copertura al 100% sull'inflazione accertata. Va detto, lo aggiungo, che nel confronto aperto con il governo la parte delle organizzazioni sindacali confederali dei pensionati chiede l'adeguamento di questo meccanismo, perché per esempio ho detto prima che viene dato l'1,7 ma già l'inflazione è l'1,9, ma se l'inflazione fosse misurata sui consumi dei pensionati sarebbe molto più alta, perché sono aumentate molto di più l'energia, per esempio tutte queste cose, quindi noi chiediamo un adeguamento di questo meccanismo. Adesso siamo riusciti a far ripristinare il meccanismo favorevole concordato parecchi anni fa, ma adesso stiamo con il governo chiedendo un adeguamento ulteriore di questo meccanismo per garantire di ridurre al massimo la perdita del potere d'acquisto delle pensioni, perché in questi ultimi 10-15 anni abbiamo perso circa il 30% di valore delle pensioni. Qui c'è il trattamento minimo 524,35 euro, il precedente 515, cosa vuol dire che si alza il trattamento minimo che prima era appunto a 515, con l'aumento dell'1,7 va a 524. Aumentano, oltre che il trattamento minimo, anche la pensione sociale, anche tutte la pensione di invalidità civile, anche tutte le altre prestazioni assistenziali, diciamo, che sono al minimo, vengono tutte aumentate del 1,7%. E quindi con questo meccanismo di rivalutazione c'è un po' un ripristino. Negli anni scorsi invece questo incremento era pari a zero o all'incirca. Quindi qualche cosa c'è. Sì, ripeto, c'è un primo risultato di ripristinare questo meccanismo di rivalutazione, che è più favorevole. Stiamo però chiedendo al governo di aggiornare questo meccanismo per renderlo ancora più in grado di coprire la perdita del potere d'acquisto delle pensioni. Su questo tema, su questo primo step, segretaria, che cosa ne pensa lei relativamente ai parametri di cui è a disposizione del suo territorio? Un'opinione. Un'opinione. Allora, sicuramente quanto ha affermato Pier Giorgio è quello che noi, diciamo, come CGL affermiamo da tempo, e il mio territorio rispecchia esattamente la stessa cosa. C'è da dire una cosa, che l'adeguamento delle pensioni, poiché non tiene conto degli aumenti soprattutto dei beni tipo, che so, l'energia elettrica, il gas e altre cose, ultimamente anche pasta, riso, pomodori, cose di questo genere, è evidente che è un meccanismo, diciamo, che dovrebbe essere aggiornato, perché a noi arrivano spesso e volentieri richieste dal nostro territorio, soprattutto per anziani e anziane,
soli o che comunque non hanno aiuti da altri familiari, perché lontani, perché non ci sono, per tutta una serie di motivi, gli affitti e le spese, diciamo, di tenuta corrente della casa, che non sono diminuite, sono, diciamo, aumentate, e è evidente che un adeguamento su questa cosa, su questo indice, di su questo tipo di rivalutazione va fatto, tenendo conto di una cosa, che comunque come pensionati e come pensionate noi siamo ancora diciamo l'elemento, la cosiddetta banca da cui possono attingere le forze di governo per i bisogni correnti dello Stato, e siamo di fatto la banca, e questo cosa presuppone? Presuppone che in Italia, e avviene forse in un paio di altri paesi, siamo il paese dove il pensionato, la pensionata, a parità di salario rispetto a un lavoratore dipendente, paga più tasse. Quindi c'è bisogno di riallineare le pensioni in base a quanto si è perso negli ultimi 20 anni, ma anche e soprattutto dal punto di vista fiscale, perché è evidente, il fisco è una delle leve su cui fare affidamento per poter adeguare le pensioni. Chiaro. Oltretutto noi siamo, come pensionati, noi abbiamo fatto una piccola ricerca sui comuni del Veronese. Ecco, no, io fermo un secondo, segretaria, perché questa cosa interessante della vostra ricerca, e siccome abbiamo una pubblicità che incombe, io la interrompo un secondo, la tenga presente, perché torniamo su questo tema della ricerca che avete fatto sul Veronese, dopo la pubblicità, pochi secondi e poi siamo di nuovo insieme. Prego, prego.